l'Unione Europea ha congelato i fondi per il fotovoltaico della Tresan. Insorgono i metalmeccanici perché prima erano stati stanziati finanziamenti e improvvisamente si decide di toglierli. È un evento che ci ha rammaricato parecchio. Dei fondi si parla di ben 49 milioni di euro che sono stati prima concessi e poi tolti. La Tresan, è chiaro che ogni piano industriale, ogni azienda deve far fronte alle proprie risorse per portare avanti un piano industriale importante e che sia concreto, costruttivo, però è anche vero che se la comunità europea può dare un aiuto, concede 49 milioni di euro e poi questi vengono tolti, chiaramente l'azienda ha dei problemi. Sappiamo che la Tresan è ancora in evoluzione, non ha raggiunto quella produttività, non ha raggiunto quella fase evolutiva che permette di fare una produzione di pannelli fotovoltaici importante con tutte le assunzioni. Chiaramente questo episodio crea parecchi problemi, può creare parecchi problemi perché non fa altro che bloccare un piano di investimento e sappiamo quanto Catania aspetta la Tresan, il futuro della Tresan, per poter far crescere il piano occupazionale e quindi assumere parecchi lavoratori, soprattutto gli ex interinali che molti ancora sono fuori e attendono appunto il posto di lavoro per poter essere stabilizzati. Ma secondo voi si può fare ancora qualcosa? Sì, secondo noi sì, noi sicuramente faremo l'appello a tutte le istituzioni affinché possano darci una mano, noi come organizzazione sindacale, non come UGL ma tutte le organizzazioni sindacali, perché in questi casi l'unitarietà è la vera forza del sindacato. Faremo un appello a tutte le istituzioni, a partire dalla regione, chiaramente poi saliremo, andremo a Roma per poter dare una mano e poter capire come poter sbloccare questi fondi perché li riteniamo di assoluta importanza.